Buongiorno a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Oggi riprenderemo finalmente Final Fantasy VII Remake nel punto in cui abbiamo lasciato la scorsa volta, ovvero appena arrivati davanti al reattore. Ricominciamo, andiamo avanti. Siamo davanti esattamente al reattore. Prima di tutto, una piccola novità. Ho deciso che per questo gioco vi metterò le colonne sonore originali del titolo subito dopo la sigla che partirà a breve. Se riesco, cercherò di mettervi anche il capitolo in modo che se non siete interessati, non siete dei nostalgici o non avete giocato al vecchio gioco e non vi interessa scoprirle, potrete saltarlo. Il mio consiglio è quello di seguirlo in quanto sono sempre molto belle e vi dà anche un modo di rimmergervi in quello che era il gioco originario. Quindi direi che adesso parte la intro e poi la colonna sonora, una parte della colonna sonora, un brano della colonna sonora del gioco originale, e poi ci rivediamo qua. A dopo! Rieccoci esattamente dove ci siamo lasciati. Direi che a sto punto partiamo e andiamo verso il reattore. Qua, se non ricordo male, nel gioco originario c'era un piccolo boss e poi vedrete se è uguale. Vediamo se è uguale. Let's see if little Stamp really can bite the hand that feeds. Go on, do the honors. Prove to me you're the man Tifa says you are. That Ce ne siamo you're one accorti. of us. Never said I was. I'm just here for the paycheck. Then do the damn job!
Non c'è così luce da tenere gli occhiali da sole, Barrett. Questo non c'era nel titolo originario. What's wrong? I'm fine. What about the timer? Your call, Merc. 20 o 30? Siamo temerari, mettiamo 20. Pretty cocky, ain't you? Eccolo. You double crossing! Heads up. What in the hell? Hey, how the hell do we fight this thing? It's got reinforced armor plating, but the internals can be debole al tuono. Ok, penso che ce ne faremo poco. Attaccalo con la magia. Lui ci cerca, vediamo se possiamo schivarlo in qualche modo. Azza, azza, azza. Usiamo un po' di magia, dai, andiamo a vedere cos'hai. Non hai un... Ah, non hai cose. Facciamo che usiamo anche noi le nostre... aspetta un attimo. Ora che ce l'hai... Benissimo, vai. Ah, bene, bene. Andiamo di stremante, così da alzargli lo stress. Dove saltella? Dov'è? Laggiù. E Barrett, non ce l'hai ancora. Non si può schivare così. Allora, Barret, che ormai ce l'hai, vai di magie, energia e dacci un po' di vita. Bene. Tanto noi continuiamo a picchiarlo, qua non si può schivare. Lesione stremante. Questo sì, bene. Ottimo. Eh no, l'avevamo appena portato allo stremo, che sfiga. Ok. Adesso quindi possiamo attaccare la barriera? Sì. Nucleo protettivo, quindi avviciniamoci, attacchiamo la barriera. Sotto adace su... È quello che sto facendo. Barret, intanto usa un po' un fulgor sul nucleo protettivo. Ok, va bene. Prima avviciniamoci, che non vorrei... Barret, curami un po', quindi magie, energia, su Cloud. Madonna, che botta. Io ho visto, punto vulnerabile, vediamo un po'. Via, che male. Ok. Buona cosa, Barret, vai di magia fulgor sul nucleo protettivo. No. Ok, fatto fuori il nucleo.
Dove è andato lui? Lassù. Vediamo intanto, lui non ce n'ha, ok. Andiamo di stremante. Ok. Barrett a breve mi potrà curare. Energia, noi. Vediamo. Cerchiamo di portarla allo stremo il più velocemente possibile. E questo c'ha tantissima vita, però magari se fossimo stati un po' più fortunati prima. Di nuovo. Siamo stati un po' più fortunati prima, quando l'abbiamo portato allo stremo magari potevamo fare qualcosa in più. Sa che a breve inizierò a usare qualche pozione per riuscire a usare un po' le nostre... le abilità di Barrett, le magie quantomeno. Ok, Barrett, intanto curaci. Ok, abbiamo un'abilità limite. Però vorrei... proviamo a usarla, vediamo se funziona. Mica tanto. Cazzo, ma ci aveva appena curato. Vediamo gli oggetti, dai. Andiamo di stremo, schiva. Niente. Barrett, fai una cosa, ma... ah, non abbiamo più MP, niente. Allora fai un'abilità e stremalo. Molto. Vediamo se ora possiamo attaccarlo, quantomeno. Ora facciamo molti più danni. E questo scappa di nuovo. Ok, ripariamoci qua dietro come ci hanno consigliato. Bene, andiamo avanti, dai. Cerchiamo di stremarlo il più possibile. Barrett, anche te, usa l'esplosione stremante, visto che hai ancora... e noi curiamoci con delle pozioni, che è molto meglio. Campo, non riusciamo a schivarlo. Lo so, Cloud, è tutto fino questo boss, eh? Per quanto sia il primo. Allora, noi andiamo di lesione stremante e lo stesso Barrett esplosione stremante. Intanto approfittiamo del tempo per curare un po' Barrett. E con energia... ah, non ha barra TV. Ok, andiamo avanti. Bene, chiudiamo il campo e andiamo avanti. Questa fa molto molto male. Barrett, dagli un'esplosione stremante, dai. Sì, devi. Bene. Sorry.
Not good. Patch yourself up. Now fucking go. Heal up and regroup. Che sfiga. Dai. Quanto ce n'ha ancora? Sicura, no. Abbiamo la limit, bene. Su vigilante ovviamente, la limit per forza. Dai, dai, dai. Andiamoci dentro finché di vita non ne ha molta. E che cazzo. Bene, 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 fatto fuori. You hear that? Damn thing showed you how it's done. Come on, we've got to move. Molto pirotecnica questa uscita di scena. Vediamo se dietro c'è qualcosa. Assolutamente no. Corriamo. Leva con R1. Andiamo velocemente. Anche salire si può in parte correre. Va leggermente più veloce. In teoria la strada che abbiamo già fatto non dovrebbe esserci niente qua. Andiamo veloci, visto che abbiamo scelto anche meno tempo. Sono altri nemici. Ancora? Barret, potevi anche aiutarmi, eh? Andiamo, dai, dai, dai. Di qua, no? Dobbiamo andare, mi sembra. Eccola. Troy, look okay? Help a girl out, would you? My hero. Hey, we'll link up over there. Look after Jesse. È quello che sto facendo. Come this way. This route should lead us straight to Barret. Probably. Bene, una medaglia presa. Questa è tutta una zona nuova, quindi potrebbero esserci tesori. Speriamo di beccarli tutti. Sì, sì, arriva, 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 arriva. Due pozioni mi servono. Intanto Barret dall'altra parte che sale con una mano sola, grandissimo, perché in effetti con il mitraglione particolarmente scomodo. Barret! I've got you covered! Find us a way out of here! But then... Don't worry, I'll be fine! I've got Soldier Boy with me! Vai, Jesse! X, Soldier Boy. They're here! Take them down! We don't have time for this shit! The clock's ticking! Cool it. 5 seconds is all we need.
Dov'è l'altro? È lassù? Benissimo. Andiamo che il tempo scende. Qua è dove avevamo affrontato l'altro boss. Eccolo qui, l'annientatore, lo stesso di prima. Non era forte ma neanche scarsissimo. Cercheremo di portarlo allo stremo il più velocemente possibile, perché adesso abbiamo anche il tempo. Ok, e adesso subito con il colpo audace, dai. Rispetto a quello che abbiamo battuto, questo sembra veramente una bazzeccola. Andiamo, benissimo. Corriamo a Barrett, queste me le ero dimenticate. Mannaggia a me. PM servono sempre, quello l'ho preso, andiamo avanti. O torniamo indietro, dipende dai punti di vista. Qua non ci sono più le barriere, molto bene, però ci sono dei nemici. E questi non li avevo visti. Aia. Barrett, quando hai un po' di Barrett B, curami un po' per piacere. Vediamo se ora lo puoi fare. Sì. Ok, andiamo, dai. E queste? Me le sono perse tutte, madonna. Secondo me le hanno, ce ne sono di nuove. Ah, questo è un altro. Un nuovo nemico che schiva. Ho capito, noi lo porteremo allo stremo allora. Ok. Bravo Barrett che l'hai finito a te. E sali a livello 8. Bene, andiamo avanti. Oh, che cazzo Barrett, dai su, cosa devi finire su Cloud? Ok, fatto fuori. Energia Cloud. E andiamo avanti. Ah, c'è un'altra! Che cacchio! Bene. Quanto tempo manca ancora? Non c'è più il tempo. Ah, siamo già usciti, vabbè, allora era più che abbondante. Non è che ha fatto granché quell'esplosione. Questa sì, ci hanno pensato loro.
Questa è una grossa variazione dal titolo originario. Di nuovo, è una sfiga della Madonna, te. If I couldn't, believe me, you'd be the first to know. Può anche essere. I'll take that as a yes. Anche noi l'abbiamo fatto apposta. Okay, that was pretty cool. All right, come on. Che botta. Looks like we made it. And with nothing but a few scratches to show. Think you might have overdone it? I followed the instructions to the letter. Maybe it triggered a reaction with the Mako? Well, let's hope the city's still in one piece. But the plan is what matters, right? I mean, this must have helped some. After all that, it had better have. Anyway, let's get going. We in Sector 8? That'd be just down there. All right then, lead the way. You got it! Watch out for live wires, they're everywhere! Sarebbe un momento ideale per chiudere, ma andiamo ancora un pochettino avanti perché ho voglia di giocare ancora un po'. L'aria in here reeks. Can't wait to get out in the open. Man, what is that? I've never smelled anything so foul. Oh, it's me! Gotta do something about that, and soon. Felt that one in my guts. They just keep on coming. We need to get out of this place. Was it the Mako density? The primary explosive? The blasting agent? Hey, we can figure that out later. I'm running on empty here. You can refuel at the base. Next time I'll have to bring a little pick-me-up. How far do we have to go? Not far. That's about as good a place as any. Stand back then. I'll set the bomb. Can't wait to see you, Marlene. Can't wait to take a hot shower. And the bigs. She's good to go. Apre le cose solo con gli esplosivi, non esiste aprire una porta. You sure told those doors. Let that be a lesson to anything that gets in my way. Attention all citizens. Attention all citizens. Aia. This is an alert from the Shinra Emergency Operations Center. Unidentified intruders have detonated a bomb inside Mako Reactor 1. Multiple explosions have been confirmed, as well as ongoing fire. In response, a disaster warning has been issued in sectors 1 and 8. Structures in the area are at high risk of collapse, rendering the entire sector hazardous. Therefore, all residents of Sector 8... No. No way. This couldn't have been us, could it? But what if it was? What's done is done.
Merc's right. It ain't pretty, but we can't stop now. This was just the first reactor, and the planet won't be safe till we get the rest. Yeah, we always knew this was gonna get messy. And this is only the beginning. Y'all gotta look at the bigger picture here. Nothing worth fighting for was ever won without sacrifice. Though you may not be crying out, I know you're in pain, just like the planet. But it's okay, cause I'm here for you, to help take the load off your shoulders. Your fears, your worries, your concerns, and yes, your fears. Whatever your problem, I got you. So, what's our next move, boss? That's easy enough. We get our asses home! Ecco, ora che siamo usciti, direi che è il momento giusto per chiudere. Prendiamo solo questo tesoro e a voi un interrogativo. Ha ragione Barrett, costi quel che costi, oppure questa distruzione è troppo? Cioè, praticamente distruggeremo l'intera città per salvare il pianeta. Se ogni volta è così. Scrivetelo nei commenti, e se il video vi è piaciuto mettete mi piace. Se volete proseguire con la nostra avventura insieme, seguite i prossimi capitoli e condivideteli con i vostri amici per farmi capire che il titolo vi interessa. E che dire, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao.